Buongiorno ragazzi cari, si sta concludendo la prima settimana di didattica a distanza e con risultati anche encomiabili perché da una parte abbiamo il preside e i docenti che hanno organizzato una settimana non semplice, almeno per metterla a punto in tutta la sua interezza, dall'altra parte il vostro impegno, la vostra responsabilità, direi anche il vostro entusiasmo nell'affrontare questa novità della scuola fuori scuola. Certamente il virus sta condizionando un po' la nostra vita, però credo che sia un'opportunità che se la affrontiamo con lo spirito giusto arricchisce le nostre vite e ci fa crescere. E allora la raccomandazione che faccio è quella di non perdere il contatto col gruppo classe. Continuate ancora ad apprendere. Nel parlarvi mi viene in mente quello che è un'esperienza che mi è capitata quando ero bambino. Appartengo a una regione che ama il ciclismo e anch'io ero un amante del ciclismo. Pensate, non ho neanche la patente, l'unica patente che ho è quella della bicicletta. E ricordo da bambino che passava il Giro d'Italia accanto a casa mia e uscivo a vederlo e quell'anno mi è capitato un fatto particolare. Passa il gruppo dei ciclisti con tutta la sua rapidità, in fondo al gruppo qualcuno più affaticato e affannato che cercava di non perdere contatto, a un certo punto arriva all'ultimo. Solo, si ferma sul bordo della strada, appoggia la bicicletta, aspetta l'ammiraglia della squadra per salire in macchina e in quel momento si conclude la sua corsa. Ecco, certamente non sarà così per voi. È una corsa che non sappiamo quando si concluderà, però vogliamo, percorrerla tutti insieme. Docenti e ragazzi per arrivare tutti insieme al traguardo. E, indubbiamente c'è da correre, però è anche bello quello che sento, le informazioni che ho mi inorgogliscono perché ho informazioni belle da quelle che sono le situazioni che state vivendo nelle vostre famiglie, chiusi nelle vostre case per difendervi da questo virus. C'è chi ovviamente si alza presto ed è pronto già alle 8 del mattino per assistere poi alle lezioni, c'è chi è andato in campagna con i nonni e indubbiamente sta con loro al mattino, ascolta le lezioni, al pomeriggio studia, fa compagnia ai nonni. Esprime tutta la sua vicinanza di nipote, c'è chi addirittura approfondisce l'arte culinaria fino a imparare a fare la pizza meglio della mamma, quindi ci sono anche questi risultati piacevoli. Ho visto il video della lezione di educazione motoria, che fantasia, che creatività, nel modo di vivere, l'educazione fisica, l'insegnante da par suo. Voi, chi in casa, chi nel giardino, chi nel parco, tutti a fare esercizi indicati dalla docente. È bello questo. Il virus, ovviamente tocca i nostri comportamenti, ci limita, però non deve limitarci fino a non diventare protagonisti. Ecco, ricordiamoci di essere protagonisti nella situazione in cui viviamo. Non guardiamo la vita dal balcone, ma impegniamoci in questa situazione, con tutte quelle che sono le nostre motivazioni. Gli scienziati stanno cercando di scoprire quello che è il vaccino, sembra che l'abbiano già messo a punto, ma vi consiglio un vaccino quotidiano che può essere utilizzato già ora come antidoto al coronavirus ed è un doppio vaccino, quella della razionalità nel gestirsi e quello della relazionalità con gli altri, comprendendo un elemento importante, che dalle mie azioni dipendono anche le sorti delle persone che mi sono vicine e quindi un buon vaccino.
Ricordatevi anche una parola accanto al vaccino, una parola che voi avete utilizzato forse nelle lezioni di scienze, la parola resilienza. Resiliente è quel metallo che di fronte a una forza d'urto non si spezza, eventualmente si piega, ma non si spezza. Così dobbiamo essere noi in questo momento, essere resilienti. Vuol dire non arrendersi, ma resistere, resistenza a quello che è una situazione imprevista. Quella resistenza che porta il cuore, voi sapete che in latino si dice cor, quando il cuore incontra l'agio, produce il coraggio. Ecco, vi auguro di poter essere così, ragazzi coraggiosi. D'altra parte, in questo tempo un po' buio c'è dell'oro e ci sono dei doni, tocca a noi scoprirli. Io ne ho scoperti due. Il primo dono che ho scoperto in questi giorni è che non possiamo più stringerci le mani, non possiamo abbracciarci, non possiamo toccarci, però possiamo guardarci. Ecco, quello sguardo che produce incontro con l'altro. E il secondo dono che ho ulteriormente scoperto in questi giorni è la fede. Gesù ha dato la sua vita per la nostra felicità. E quindi ci vuole felici anche ora, nonostante la situazione di condizionamento che viviamo. E allora vi do un consiglio. Questa sera, insieme ai vostri genitori, dite una preghiera. E la diciamo per tutti quelli che vivono questa situazione, in particolare per quelli che sono alla frontiera di queste situazioni. E c'è un detto che mi piace condividerlo con voi quest'oggi, dice che chi salva una persona è un eroe, chi salva 10-100 persone è un medico o un infermiere. E allora preghiamo per loro. E il Signore vi benedica tutti, voi e i vostri genitori.